si avvicina a grandi passi a Giovinazzo e ormai qui si respira comunque tutta l'aria che la magia del Natale porta con sé. Un Natale che quest'anno è vissuto all'insegna delle novità, le Christmas light itineranti. Soprattutto un Natale all'insegna della tradizione, e quando si parla di tradizione certamente non possono mancare i canti natalizi. Battuti in questo gruppo, la comunità di Sant'Agostino che anima il quartiere con questo canto tradizionale del Natale, e fisarmonicista ormai veterano d'anni, Alberto Fiorentino. Un ricordo di quando eravamo bambini e ascoltavamo i gruppi di adulti che passavano per le strade e allietavano le strade, quindi era bello ascoltarli. E ricordava il Natale che in arrivo. Invece volevo sapere chi di voi ricorda anche la presenza da piccoli degli zampognari. Certo, prima in questo periodo già giravano per le strade ed era bellissimo, anzi si respirava meglio l'aria di Natale, era un presagio di bellezza e di novità, e quindi adesso sono tanti anni ormai che non ci sono più. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di attivarci un pochino per dare l'input per respirare di più l'aria di Natale. Nella Santa Allegrezza c'è sempre quella parte bellissima in cui si invoca la patrona di turno a uscire il canestro delle cose buone. Anche in questa tradizione cos'è cambiato dal passato al presente? No, veramente lo stiamo rifacendo, lo stiamo riproponendo. C'è qualcuno che risponde, c'è qualcuno che non risponde, però noi lo riproponiamo sempre, perché è bello che alla fine poi cantiamo «Ue la patron, il su canestre della cose buone», perché comunque poi ognuno quello che ha, certo, dà, e qualcosa abbiamo anche già condivisa, altre poi le portiamo in parrocchia, ma sicuramente è una bella cosa. Quali sono i programmi, per quanto ancora, quali altri giorni girerete per il quartiere della nostra parrocchia? Due serate, il 21 e il 23, sì. In altre zone, tocchiamo le varie zone, diciamo, intorno nel circondario della parrocchia più che altro. Va bene, allora vi lascio proseguire il vostro cammino itinerante, grazie a voi. Dulcis in fundo, le tradizioni culinarie natalizie, i dolci appunto, che non possono certamente mancare sulle nostre tavole. Non so voi, ma noi abbiamo già un certo languorino. E allora, entriamo in Giotti Pasticceri, e Nicola Giotti sicuramente saprà ancora una volta stupirci e soddisfare il nostro palato. Buonasera, anche quest'anno ho il piacere di accogliervi nel nostro dolcissimo regno, che nel periodo natalizio si veste di una magia tutta particolare. Come ben sapete, facciamo un grande assortimento di dolci tradizionali, dalle cartellate
ricoperte di vincotto, i cuscinetti, nella doppia versione quelli con la glassa e anche gli altri ricoperti col vincotto, i panettoni quest'anno con nuovi gusti, nuove varianti, tra cui cocco e lamponi, allo zenzero, per poi arrivare ai classici canditi, cioccolato, uvetta. E poi tutto un vasto assortimento di dolci della tradizione natalizia di mandorle, quindi mostaccioli, marzapane, spume di mandorle, la pralineria, insomma, proprio non ci facciamo mancare nulla. E come chicca della decorazione, le nostre immancabili sfere di cioccolato aerografate con la tecnica dell'aerografia in diretta speculare lucida. E quest'anno abbiamo fatto diversi esemplari, partendo da quelli dedicati a un tema più tradizionale della Sacra Famiglia, a quelli che riprendono un po' Topolino, visto che quest'anno ricorre il suo 90° compleanno. Pensate che queste sfere raggiungeranno varie parti del mondo, da Parigi a Manhattan, Roma, Tokyo. Ormai stanno diventando un regalo ambitissimo e un simbolo veramente di una magia dolce unica e sola al mondo, e pensate, disponibile solo qui a Giovinazzo. E allora Nicola, complimenti davvero per tutto questo vasto assortimento di prodotti. Ti dirò, tutte queste delizie noi le stiamo già mangiando con gli occhi. A questo punto non resta che gustarle come si deve, perché, come si dice, mo viene Natale. Grazie, tanti auguri a te e buone feste a tutti quanti voi. Vi aspettiamo numerosi, auguri dolcissimi. Buon Natale!